La notte del panettone in riva al mare qui a Minori. Oggi ci ha fatto incontrare nuovamente Luigi Biasetto, campione del mondo nel 1997, ma questo è un titolo, Luigi, che non solo ti resta ma che di diritto, grazie a quelle che sono le tue creazioni e il tuo operato, continua ad essere tra i più importanti della tua carriera, diciamo anche tra quelli più significativi, al punto che oggi sei stato premiato in questa occasione con la stella dedicata a Alfonso Pepe. Sì, è vero, ho ricevuto nella mia carriera davvero molti molti premi. Il primo credo fu nell'83, nell'84, perché ho sempre gareggiato molto e ho sempre pensato che rimettersi in discussione sia uno dei modi migliori per avere degli stimoli e per continuare a crescere. Questo è un premio davvero speciale perché Alfonso Pepe era un amico. Era una persona che aveva tra le tante qualità, ne ricordo tre in modo particolare che sono ancora oggi per me un focus, quindi un riferimento. È una persona generosa, una persona che amava dare. E quando tu ami dare e lo fai con spontaneità, in quello stesso momento tu ricevi molto di più. E Alfonso dava gratuitamente veramente la sua conoscenza, era qualcuno di estremamente generoso. Alfonso è diventato un grande professionista perché era una persona che sapeva restare in ascolto. Restare in ascolto non è da tutti, ma chi ascolta non parla e quindi sente quello che dicono gli altri. Alfonso era poi qualcuno che amava condividere, è sempre stata la sua forza. Motivo per cui apparteneva all'Accademia dei Maestri degli Lievito Madre, apparteneva all'Accademia degli Artisti del Panettone, uno dei 10 famosi lievitisti italiani, apparteneva all'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, qualcuno che amava mettersi in discussione e in gioco senza riserva, al 100%. Noi l'abbiamo visto negli ultimi istanti, proprio mentre tu parlavi, attraverso un'intervista che abbiamo raccolto nel corso della manifestazione OST 2019. Un uomo buono, un grandissimo professionista, qualità che sono state decantate quando ancora era in vita, qualità che noi oggi abbiamo celebrato attraverso anche la premiazione che la stessa consorte di Alfonso Pepe insieme al figlio hanno fatto a te. E allora Luigi, cosa resta di questa manifestazione di oggi 30 agosto 2022? Ma resta la consapevolezza che un buon dolce si mangia tutto l'anno. È vero che il momento di celebrare vede sempre un bel dolce in mezzo al tavolo, il panettone è ovviamente il dolce del Natale, però qua mi pare che nonostante i 32 gradi che avevamo oggi a Minori, le persone hanno gradito e apprezzato e come. Resta una cosa importante, c'erano molti giovani perché due scuole alberghiere hanno partecipato e hanno così collaborato all'evento e questi giovani hanno avuto l'occasione di sentire quello che sono le fondamenta del successo, cioè lo scambio. Ho parlato della generosità e dell'umiltà che aveva Alfonso, credo che sia arrivato a qualcuno di loro e quindi sono contento anche per questo motivo, perché il futuro è nelle loro mani. Per ottenere risultati bisogna faticare, bisogna sudare, niente avviene, niente, il successo non cade dal cielo, bisogna combattere e come spesso avviene bisogna cadere e spesso rialzarsi, allora si diventa qualcuno nella vita. Luigi, grazie per il contributo, io avrò modo di interpellarti nuovamente in uno dei nostri Horeca Focus per discutere in pochi minuti dei temi legati al nostro comparto, non ultimo quello dei giovani, proprio dei giovani che desiderano imparare questo strabiliante mestiere.
Grazie, grazie per avermi ospitato in questo programma e sono molto contento di poter continuare a dare il mio contributo. A presto!